quanto questa Roma è bella, tanto è sprecona, incredibilmente sprecona. Su un campo impossibile gioca un calcio a tratti irresistibile, si procura una caterva di occasioni da gol, colpisce pali, traverse, ma alla fine perde i nervi, la partita e spreca l'aggancio alle prime in classifica. Non bastasse, si è trovata di fronte un Perugia che mai ha abbassato la guardia, che ha rischiato quando ha lasciato l'iniziativa all'avversario, ma che si è reso pericoloso in avanti con il ritrovato in tutti i sensi Petrachi e con Rapace, sul quale Quadrini ha rimediato una figuraccia dietro l'altra. Sulla punizione del croato, Consel respinge corto e Giovanni Tedesco porta in vantaggio il Perugia. La tifoseria esplode, ma in 40 secondi la Roma costruisce il pareggio. Una mano, anzi un piede, grande così, glielo dà Capitan Matrecano, che manda alle spalle di Mazzantini. La Roma sembra aver capito la lezione, ma continua nella sua azione autodistruttiva, anche se Mazzantini vola quasi fosse tarantolato davanti a Di Francesco e a Lenicer. Zeman è impassibile, la sua Roma macina gioco. Del Vecchio difende con tutti i mezzi una palla in mezzo all'area, Di Francesco questa volta non sbaglia. Con la Roma in vantaggio il Perugia si prepara al peggio, ma Rapaic non ci sta. E dal fondo pennella un pallone che rimbalza sulla testa di Petrachi e va in rete. In cortesia, il pallone l'ho messo dove ho voluto, quindi non mi puoi dire che mi è rimbalzato in testa, dai. Siamo amici, però non mi devi dire questo. Sul 2-2 la Roma colpisce una traversa con Del Vecchio, solito lottatore in area avversaria. Prende un palo con Totti, con Mazzantini ormai tagliato fuori. Aldair devia un tiro di Tommasi e costringe Mazzantini al miracolo. Alenicef si fa espellere per una sberla a Colonnello. In superiorità numerica Nakata verticalizza per Rapace, che contro la Roma ha sempre segnato. 4 partite, 4 reti. Il Perugia si gode un'importante, anzi importantissima vittoria. La Roma si lamenta. Quando non si riesce a concretizzare è facile subire il gol della beffa, perché alla fine ha subito un gol che ci ha levato anche quel punto che magari alla fine poteva far comodo. Adesso si faranno sempre i soliti discorsi, come ha detto lei, però noi oggi siamo scesi in campo con la convinzione di poter portare a casa i 3 punti e sul campo penso che lo stiamo dimostrando. Il Perugia dal canto suo, secondo me, ha messo più cuore e ha meritato di vincere la partita alla fine. Il migliore in campo è stato Milan Rapaic, ma senza Mazzantini per il Perugia non ci sarebbe stata la vittoria. Ha già detto tutto lei, posso andare via. Su un campo impossibile, Nakata ha vissuto la sua prima giornata noi in Italia, a tradirlo anche il campo e i tacchetti in alluminio.